tua domanda è come faccio a cogliere quelle cose così sottili e così profonde? È nel crescere, diciamo così, per cercare di capirci, è nel crescere della abilità o della maturità di morire. Più sei disposto a perdere coscienza di te, più si apre la consapevolezza di chi sei. Più sei disposto a perdere la tua esistenza, no? Capisci? Finché è l'io a cercare il sé, non c'è realizzazione. Allora, per realizzare il sé, devi perdere l'io. Ma capisci quanto è pericoloso per l'io questo? Hai lottato non una vita, ma chissà quante esistenze per sopravvivere. Tutto il mondo ti dice come sopravvivere e come rafforzare e migliorare il tuo io. Sono solo quei matti come me che ti dicono che l'io deve morire. Quindi quando mediti, quando sei nella tua contemplazione, nella tua meditazione, nella tua autoindagine, ricordati che quando arrivi lì in profondità, l'unica cosa che ti rimane da fare non è cercare chi sei, ma smettere di cercare e lasciarti dissolvere, lasciarti morire in questo, in quello che veramente sei. Anche solo per un istante, lo sai, te l'ho detto quante volte, quanti intensivi abbiamo fatto, anche solo per un istante, anche solo una frazione di secondo, se lo fai una frazione di secondo, ma neanche, perché le prime esperienze dirette non durano nemmeno una frazione di secondo, eppure quella frazione di secondo ha il potere di cambiare una vita intera. Perché nel momento in cui si accende la consapevolezza del sé, è un'epifania, boom, è una rivoluzione completa, totale. Hai visto, hai realizzato, ti sei risvegliato, lo sai, adesso tu sai che sei tu e chi sei tu. Allora a quel punto tornarci diventa più facile, perché un sentiero è stato aperto, perché i muscoli contratti dell'io si sono indeboliti. Tu devi giocare su quel confine lì, Vinaya, su quel confine. Ogni volta tu arrivi lì, ti appoggi a questa sensazione e sai che stai per scomparire e poi arriva qualcosa, no? Ma come mai? È vero, forse scomparendo arriva la riflessione. No? Ed è il gioco dell'io che gioca a sopravvivere facendoti credere che sta cercando e sta meditando. Dovresti essere disposto proprio a non credergli più in quel momento lì, a non credergli proprio più, costi quello che costi. La prima volta che ho scoperto la verità è stato così, avevo capito che continuando a riflettere su questa questione, non sarei arrivato al nocciolo della questione. E allora ho deciso di scartare ogni risposta che mi dava la mente, finché a un certo punto mi sono trovato in una dualità in cui c'era una tensione infinita. Questa dualità era io, l'essenziale io, e un senso di infinito, un qualcosa di ignoto che io non conoscevo, non sapevo neanche che stavo cercando il sé. Io volevo soltanto trovare una risposta a chi ero io. Nessuno mi aveva parlato di sé o robe così. Quel giorno lì non ero lì per cercare la verità, ero lì perché volevo trovare chi sono veramente. E a quel punto, in questa tensione, io ho capito che non c'era altra possibilità che rinunciare a tutto ciò che conoscevo
e tuffarmi, perdermi in questo ignoto completamente. E nel momento che l'ho fatto, il cerchio si è chiuso ed è come se plac, tutto si ricongiunge e non sei più un corpo nello spazio e nel tempo. Non sei più niente nello spazio e nel tempo. Tutte le cose esistono e coesistono nella stessa sostanza e tu sei la stessa sostanza di tutte le cose. E guarda, Vinaya, quante volte ho raccontato questa storia. Io non avrei mai, ma neanche se me lo avessero scritto in tutte le lingue del mondo, avrei potuto immaginare che esistesse una cosa così bella. Ne parlava Osho, ne parlava, a quei tempi là non c'erano neanche i computer. Avevo qualche libro di Osho e il libro di Buddha, dove dicevano il vuoto è pieno, il pieno è vuoto. Erano parole molto ispiranti, ma erano solo nella mia mente le risposte. Non avrei mai potuto concepirlo mentalmente. Lo puoi solo realizzare morendo nella verità.